18:33, ben ritrovati dagli studi di TG2000. In apertura c'è la politica. Nuovo incontro oggi a Milano tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al lavoro anche i tecnici dei due partiti che hanno completato una prima bozza del contratto di governo, che contiene 19 punti, tra cui il reddito di cittadinanza e la flat tax. Per adesso, dice Di Maio, si parla solo del programma e non dei nomi. Barbara Masulli. Le 24 ore chieste mercoledì a Mattarella da Di Maio e Salvini per trovare un accordo su un governo giallo-verde sono diventate 72, ma per raggiungere un'intesa definitiva fra Lega e Movimento 5 Stelle servirà ancora del tempo. Di certo qui dentro, nella sede della Regione Lombardia, in questi minuti si stanno compiendo significativi passi in avanti. Matteo Salvini ha fatto il suo ingresso al Pirellone, dove è di casa, alle 15:50. Luigi Di Maio invece ha tardato perché è rallentato da questa manifestazione, un blitz dei centri sociali che protestavano al grido di reddito per tutti e razzismo per nessuno. Reddito per tutti, razzismo per nessuno! Ma già prima dell'arrivo dei due leader, alcuni esponenti leghisti e pentastellati hanno avuto modo di confrontarsi sul programma di governo. In mano avevano una bozza titolata così, ecco il nome, contratto per il governo del cambiamento. 19 punti sui quali i due partiti devono convergere, dalla flat tax al reddito di cittadinanza, dalla questione migranti alla legge Fornero, fino al dossier Ilva, dove le posizioni di Lega e 5 Stelle sono distanti, visto che la chiusura dello stabilimento non è neanche contemplata dal Carroccio. Se ne parlerà oggi dei nomi? Oggi si parla del contratto di governo. Stando alle dichiarazioni ufficiali, nel patto del Pirellone non dovrebbe rientrare la decisione sul nome del nuovo premier, eppure proprio questo è il nodo più imbrogliato, che probabilmente sarà sciolto domani a Napoli. Resta in piedi l'idea di una staffetta fra Salvini e Di Maio, ma si va più verso un terzo nome che soddisfi entrambi, e spuntano quelli del leghista Giorgetti o dell'avvocato Buongiorno. Per non parlare della squadra di governo ancora tutta da comporre. A rubare la scena però in una giornata così convulsa è stato ancora una volta lui, Silvio Berlusconi, che da oggi è tornato candidabile. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano infatti ha cancellato gli effetti della condanna subita nell'agosto del 2013 per frode fiscale. Quanto peserà questa decisione nella riunione del Pirellone è la domanda che tutti si fanno. E dunque, come avete sentito, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha riabilitato Silvio Berlusconi in una sentenza che cancella tutti gli effetti della legge Severino, tra cui anche l'incandidabilità che dopo la condanna aveva escluso Berlusconi dalle ultime elezioni, e quindi torna ad essere eleggibile fin da subito, perché il provvedimento è già esecutivo. Marco Burini. Quanto al risultato di Forza Italia, sarebbe stato assai diverso se non mi avessero impedito di concorrere come candidato a pieno titolo. Così parlava Silvio Berlusconi pochi giorni dopo il voto, 2 mesi fa. Quelli che glielo avevano impedito, per usare il suo linguaggio mai privo di vittimismo, erano i giudici della Cassazione che il 1 agosto del 2013 avevano confermato la condanna di 4 anni per frode fiscale e i senatori che il 27 novembre dello stesso anno avevano votato la decadenza da senatore. Per effetto della legge Severino, Berlusconi non era più candidabile. Ma ieri il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la domanda di riabilitazione presentata dagli avvocati, e così l'interdizione dai pubblici uffici, che scadeva a novembre dell'anno prossimo, viene meno. Secondo l'articolo 179 del Codice Penale, un condannato può chiedere la riabilitazione 3 anni dopo aver scontato la pena. Berlusconi aveva finito i servizi sociali nella casa di riposo di Cesano Boscone l'8 marzo 2015. Può chiederla nel caso in cui abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato e dato prove effettive e costanti di buona condotta. Per tornare a essere candidabile, Berlusconi aveva giocato anche la carta europea presentando un ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che però non si è ancora pronunciata. Ma tra la legge e Berlusconi il conto è tutt'altro che chiuso. I processi in corso sono 7, 5 solo per il cosiddetto caso Ruby, dove è accusato di corruzione in atti giudiziari, 1 per la vicenda Escort, è accusato di aver pagato l'imprenditore Tarantini perché mentisse sulle prostitute portate nelle sue residenze, e un'inchiesta per le stragi di mafia del 1993 è stata riaperta pochi mesi fa a Firenze. E se il governo non riuscisse a sterilizzare l'aumento dell'IVA nel corso del prossimo anno, ogni famiglia italiana subirà un incremento medio di tasse pari a 242 euro. Lo rivela la CGA di Mestre. Ci dice tutto Silvio Vitelli. Correva l'anno 1973, quando in Italia nasceva l'imposta più famosa di tutte,
quella sul valore aggiunto, conosciuta come IVA. Venne fissata al 12%. Da allora i governi l'hanno aumentata 9 volte, arrivando fino all'attuale 22%. Non esiste nessun altro paese euro che abbia subito un aumento così forte. E non basta, perché un decimo ritocco all'insù è alle porte. Scatterà automaticamente nel caso in cui il prossimo esecutivo non riuscisse a trovare i 12,4 miliardi di euro richiesti. In tal caso l'aliquota diventerà del 24,2%, facendo balzare il nostro paese in testa alla poco invidiabile classifica dell'IVA in area euro. L'Italia sarebbe, ahi noi, prima, seguita da Grecia, Finlandia, Irlanda, Portogallo e Slovenia. La CGA di Mestre ha calcolato quanto costerebbe un'IVA al 24,2% ad ogni famiglia italiana, 152 euro in più all'anno. Ma non è tutto, perché ad aumentare in quel caso sarà anche l'IVA ad aliquota ridotta, quella riservata ad alcuni cibi e bevande, all'energia elettrica e riscaldamento, all'acquisto o ristrutturazione di case. Dall'attuale 10% passerebbe all'11,5%, facendo lievitare la spesa annua per famiglia di ulteriori 90 euro, che, sommati ai 152, porteranno l'aggravio ad un totale di ben 242 euro ogni anno. E in Iraq oggi è giornata di voto per eleggere i membri del Parlamento. Sono le quarte elezioni legislative dalla caduta del regime di Saddam Hussein 15 anni fa e le prime dopo la sconfitta dell'ISIS, che proprio questa mattina ha rivendicato un attentato a Kirkuk dove sono rimaste uccise 6 persone. Per garantire l'esercizio del voto sono state messe in campo misure di sicurezza eccezionali, tra cui la chiusura per 24 ore dei confini e degli aeroporti del paese. Le urne si sono chiuse alle 18 ora locale, le 17 in Italia. A metà giornata si registrava una affluenza del 40%. E dunque l'Iraq ha vissuto una giornata ad alta tensione per questo voto. Sentiamo allora la cronaca da Baghdad di Laura Silvia Battaglia. La città di Baghdad si è svegliata nel silenzio e sotto un cielo nuvoloso e carico di pioggia, mentre nel sud del paese è in corso una vera e propria tempesta di sabbia. Anche le misure di sicurezza sono state innalzate, è stato attivato il coprifuoco su tutto il territorio nazionale per 24 ore, il tempo di aprire e chiudere i seggi. Siamo nel cuore di Baghdad, della Green Zone, questo è Rashid Hotel, che è una delle stazioni di voto più importanti perché votano i residenti dell'area, che sono quasi tutti politici, e durante la giornata hanno già votato i politici più importanti, eccetto il premier attuale Al-Abadi, che ha votato in una zona popolare nella Red Zone, nell'area di Karrada, e qui in questo seggio hanno sfilato un po' tutti i rappresentanti dei partiti politici. Parliamo dell'ex premier Al-Maliki, che è una coalizione sciita, parliamo di Jafari, che è stato ministro varie volte, parliamo anche di un nuovo astro nascente della politica irachena, che è il leader del gruppo delle PMU, che sarebbero appunto le forze di mobilitazione popolare, le cosiddette Astashabi, che hanno avuto un'importanza notevole nella liberazione di Fallujah, di Mosul e dell'area di Anbar dalla presenza di ISIS. Gli iracheni al voto oggi sono 23 milioni per un'elezione tra le più partecipate, con più di 7.000 candidati e più di 50 partiti in corsa. La novità di quest'anno è il voto elettronico per scongiurare i brogli elettorali. Una macchina identifica le impronte e sviluppa un codice elettronico che verifica l'identità del votante. Al momento gli iracheni al voto sono appena il 25% degli aventi diritto. Tra i cittadini prevale una certa rassegnazione e la convinzione che la corruzione sia un male endemico della classe politica finora al governo. E Angela Merkel ha ricevuto oggi ad Assisi il premio Lampada della Pace per il suo impegno in favore dei rifugiati. Durante la cerimonia l'incontro della cancelliera con alcuni profughi siriani e libici. Presente anche il presidente della CEI, Cardinal Gualtiere Bassetti. Vediamo. La lampada di San Francesco passa dalle mani del presidente della Repubblica di Colombia Santos a quelle della cancelliera tedesca Angela Merkel, un gesto simbolico che dai primi anni Ottanta ha coinvolto soprattutto pontefici e capi di Stato. Oggi avete la possibilità e perciò forse il dovere di chiamare a raccolta le forze civili d'Europa
per imprimere un movimento di crescita alla storia del continente e del mondo intero. Una giornata intensa, quella di Merkel e Santos al Sacro Convento di Assisi. Oltre alla consegna della luce francescana, la visita alla tomba del santo, l'incontro con il presidente del Consiglio italiano Gentiloni, il dialogo con circa 300 giovani arrivati da quasi 40 nazioni del mondo, tra cui Siria, Libia, Palestina e Iraq. Questa lampada, ha detto la cancelliera tedesca in Basilica Superiore, deve essere un monito per noi di guardare oltre i nostri interessi e vedere anche le esigenze degli altri e per non perdere di vista il grande progetto della convivenza pacifica. Papa Francesco ci ha detto che la pace è un grande dono di Dio, il nostro compito è quello di accoglierlo e donarlo agli altri per costruire la pace ogni giorno. Da Assisi venga l'impegno per la pace, venga la riconciliazione con la natura e con l'ambiente, venga l'impegno per il dialogo tra le religioni, venga l'impegno per il lavoro e per un lavoro di qualità. La lampada della pace che oggi riceve ci ricorda la più bella e la più umile richiesta che possiamo rivolgere al Creatore, che San Francesco ha riassunto nella sua preghiera. Signore, fa di noi uno strumento della tua pace. In Spagna adesso, dove si riaccende la questione catalana, Quim Torra, che lunedì prossimo dovrebbe diventare il nuovo presidente regionale, ha già lanciato la sua sfida a Madrid. Lavoreremo, ha detto, per andare verso la Repubblica. Antonio Soviero. Il nostro presidente è Carles Puigdemont e resteremo fedeli al mandato di costruire uno Stato indipendente sotto forma di Repubblica. Quim Torra, il candidato alla presidenza della Catalogna scelto ieri dal presidente deposto Puigdemont dal suo esilio a Berlino, rinnova la sfida a Madrid. Anche se sarà eletto solo lunedì, quando basteranno i voti della coalizione che lo sostiene per ottenere la maggioranza semplice, il suo è già un discorso di investitura. Torra attacca Madrid per le violenze contro il popolo durante e dopo il referendum indipendentista del 1 ottobre scorso, ma lancia anche un appello al dialogo. Parliamo, signor Rajoy, afferma rivolgendosi al premier spagnolo. Siamo pronti a dialogare da governo a governo oggi stesso e a restituire la politica alla politica. Il governo di Madrid reagisce duramente al discorso del candidato presidente catalano. In una nota l'esecutivo spagnolo afferma: vigileremo e reagiremo a qualsiasi violazione del quadro costituzionale. 56 anni, avvocato ed editore, Quim Torra è un nazionalista duro e puro. Con lui al potere, Puigdemont continuerà a controllare la Catalogna da Berlino. Lo scontro con Madrid riprende quindi da dove si è fermato il 21 dicembre scorso, con le elezioni volute dal governo spagnolo nella regione ribelle e vinte dagli indipendentisti. La cronaca nera ci porta a Palermo perché è stato arrestato il pirata della strada che ieri sera ha investito due donne, uccidendole ed è poi fuggito a bordo della sua auto. Si tratta di un palermitano di 34 anni che ha confessato di essere scappato perché privo di patente di guida e assicurazione del mezzo. Quando ieri i carabinieri sono intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno trovato a terra il cadavere di una donna di 63 anni e il corpo di un'altra donna, la figlia di 43, deceduta in ospedale dopo poco per le ferite riportate. Sono stati ritrovati i corpi invece di due ragazzi provenienti dal Gambia di cui ieri sera era stata denunciata la scomparsa. Sono morti annegati sul litorale di Catanzaro, trascinati dalla corrente del mare. Avevano entrambi 25 anni e, come riferiscono i testimoni, erano arrivati in Italia su un barcone dopo un lungo viaggio in mare. Nel pomeriggio di ieri erano andati a giocare a pallone in spiaggia. Quando la palla è finita in acqua si sono tuffati per prenderla, ma la corrente è stata più forte. È stato un loro compagno di squadra a denunciare quanto successo e ad allertare i soccorsi che sono andati avanti tutta la notte e sono terminati questa mattina con il ritrovamento dei cadaveri. Sono i bambini le prime vittime della guerra perché pregiudicano il futuro del paese e quello che sta succedendo in Congo, ma a Butembo, nel nord del paese, da un anno e mezzo una casa di accoglienza prova a dare una nuova speranza ai ragazzi vittime della guerra. È andata a visitarla il nostro inviato, Maurizio Dischino.
Mapendo in lingua swahili vuol dire amore. Non poteva avere un nome diverso il centro di accoglienza per ragazzi di strada aperto il 23 settembre 2016 a Butembo, nel nord Kivu, la martoriata regione a nord-est della Repubblica Democratica del Congo. La casa sta dando una nuova speranza a 17 bambini e ragazzi tra i 5 e i 26 anni, i quali stanno pagando il conto più amaro della guerra innescata nel nord Kivu per saccheggiare la terra gravida di minerali. Dal 2014, infatti, si è intensificata la strategia del terrore di gruppi armati congolesi, ruandesi e ugandesi, i quali agiscono su mandato di diverse multinazionali straniere per saccheggiare villaggi e terre, uccidere e mettere in fuga i superstiti, per poi commerciare indisturbatamente i minerali. Tra i superstiti in fuga ci sono bambini e ragazzi. A Butembo molti di loro sono finiti per strada e solo la Chiesa si sta interessando a creare delle alternative per queste generazioni a rischio. Ne è un esempio il centro di accoglienza Mapendo, che offre ai ragazzi soprattutto l'opportunità di riprendere gli studi. Questi sono i frutti della guerra, le conseguenze della guerra. Cioè famiglie sbandate, famiglie che devono scappare, famiglie che non hanno possibilità di mantenere i figli. Qualche papà di questi qua è andato in tilt, qualche mamma è morta, quindi figli abbandonati. Per me non sono ragazzi di strada, sono ragazzi in difficoltà che hanno bisogno di essere accolti, di essere amati, di essere compresi. Faccio più da mamma che da educatrice. Il centro Mapendo è stato aperto grazie all'associazione Congo Skill, la quale è sostenuta da volontari italiani che nella vita sono dei professionisti ed è legata alla Fondazione Nigrizia dei Missionari Comboniani. Chi è padre Eliseo per questi ragazzi? Loro mi chiamano papà. Credo che ci siamo lì e basta. Andiamo a Cannes con un altro inviato, Fabio Falzone, dove oggi è stato Christopher Nolan, ha presentato la copia restaurata di 2001 Odissea nello spazio, che quest'anno compie 50 anni. Vediamo. 50 anni dalla sua prima uscita, torna a Cannes in tutto il suo splendore, in versione restaurata in 70 mm, 2001 Odissea nello spazio. E a presentarlo proprio in questi minuti c'è Christopher Nolan, un regista amatissimo. Ci sono state scene per partecipare alla sua lezione di cinema, lo vedete dalla quantità di gente alle mie spalle, pazzesche, proprio spintoni, accazzottamenti, perché tutti volevano essere presenti per sapere quello che il regista di film come Dunkirk, che anche Interstellar, pensa di questo film. Ho visto questo film, ha raccontato proprio pochi minuti fa Christopher Nolan, per la prima volta a 7 anni a Londra, a Leicester Square, e mi ha trasportato in un mondo che non avrei mai creduto possibile. Mi ha dato l'idea che il cinema possa veramente tutto. Ma oggi a Cannes non c'è solo il compleanno di 2001 Odissea nello spazio, si è festeggiato un compleanno importante, per quanto virtuale, gli 88 anni del regista, che è un monumento del cinema francese e non solo, Jean-Luc Godard. Lui in realtà non c'era perché si è collegato, diciamo, via internet, ma c'è il suo film, Le Livre d'Image, un film, diciamo, in qualche modo alla Joyce, perché unisce il meglio di tanti film che hanno fatto la storia del cinema per un racconto del nostro tempo fatto da un grande vecchio che evidentemente a modo suo ha ancora molto, molto molto da dire. E poi proprio in questi minuti le scale della Montée de Marche, del tappeto rosso del Festival di Cannes, sono abitate dalla protesta del Me Too, ne avrete sicuramente sentito parlare, insomma la protesta delle donne di spettacolo contro le violenze nel mondo del cinema e contro qualsiasi discriminazione. Partecipano donne che hanno fatto grande il cinema di ieri e di oggi, da Jane Fonda ad Agnès Varda, mentre sul grande schermo scorrono le immagini, e non è un caso, delle Figlie du Soleil, un film che racconta la storia delle donne guerriere del Kurdistan che devono difendere i loro mariti dalla minaccia dell'ISIS. Anche questa è Cannes. Cambiamo argomento. Papa Francesco, come già annunciato, incontrerà i vescovi del Cile per fare piena luce sui casi di abusi sessuali. L'incontro, però, informa oggi una nota della sala stampa vaticana, si svolgerà dal 15 al 17 maggio in aula Paolo VI a Roma. Paolo Fucili. 3 giorni di colloqui a porte chiuse da martedì a giovedì prossimi in Vaticano, e quel che Francesco deve dire lo dirà lì e a nessun altro, informa la sala stampa.
Ecco ufficializzato oggi l'incontro voluto dal Papa e già preannunciato coi vescovi del Cile per lasciarsi alle spalle in futuro lo scandalo pedofilia del clero e caso Caradima in specie, prete coperto per anni anche da allievi suoi e l'accusa divenuti poi vescovi, a meno che non si tratti delle canoniche visite ad limina, non è certo usuale che il Papa chiami a rapporto a Roma tutti i vescovi di un paese. Inusuale però è anche la crisi di credibilità in cui è sprofondata la Chiesa cilena. So che c'è chi vi insulta per strada o in metro, il Papa disse a Santiago ai preti a gennaio scorso, viaggio che però in definitiva acuì più che mitigare tensioni, tanto che in Vaticano adesso sono già annunciate assenze pesanti, come il cardinale Rasuris Ossa, già arcivescovo di Santiago. Il problema erano le informazioni in mano a Francesco, non veritiere né equilibrate, realizzò lui quando poi ricevette quelle dell'inviato di sua fiducia in Cile, Monsignor Scicluna, poi ne ebbe altre ancora di prima mano a Santa Marta, dalle tre vittime di Caradima più conosciute e decise ad ottenere giustizia. E dato che ancora altre se ne sono aggiunti a tutt'oggi, ce n'è abbastanza per tirare le personali conclusioni preannunciate adesso ai vescovi cileni. Bisogna approfondire cause e conseguenze dello scandalo e i meccanismi dell'occultamento di esso, è scritto ancora nel comunicato. Certo è però che in Cile ormai non si accontenteranno più di parole soltanto. E si celebrano domani 101 anni dalla prima apparizione della Madonna a Fatima, luogo di speranza, l'aveva definito Papa Francesco lo scorso anno in occasione della visita al santuario portoghese. Il servizio è di Francesco Durante. 13 maggio 1917, la Madonna appare a tre pastorelli, Lucia dos Santos di 10 anni, cugina dei fratelli Francisco e Giacinta Marto, rispettivamente di 9 e di 7 anni. Il luogo è la cova d'Airia, nei pressi di Fatima, in Portogallo. La bella signora, vestita di bianco, chiede ai fanciulli di recitare ogni giorno il rosario per invocare la fine della guerra e la pace nel mondo. In breve tempo Lucia rimase l'unica testimone delle prodigiose visioni. Nel 1919 infatti morì Francisco e un anno dopo sua sorella Giacinta. Nell'ottobre del 1930 il vescovo di Leira autorizzò il culto alla Madonna di Fatima, dichiarando degne di fede le visioni dei bambini alla cova d'Airia. A 24 anni dalle apparizioni, Lucia, diventata monaca carmelitana scalza, scrisse che l'unico segreto rivelatole dalla Vergine era diviso in tre parti. La terza non poteva essere divulgata e fu quindi affidata ai pontefici, ma venne resa nota per volontà di Giovanni Paolo II il 13 maggio del 2000, in occasione della beatificazione dei due pastorelli a Fatima. Nel mese successivo fu l'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Ratzinger, ad interpretare teologicamente il messaggio di Fatima, spiegando che con un linguaggio simbolico veniva raffigurata la Chiesa dei Martiri del XX secolo. Tuttavia il terzo segreto è stato messo in relazione con alcuni eventi specifici, come l'attentato a Papa Wojtyła il 13 maggio 1981, che poi volle incastonare il proiettile sparato da Aliagcia nella corona della statua della Vergine di Fatima, come segno di ringraziamento per avergli salvato la vita. L'anno scorso, nel centenario della prima apparizione, Papa Francesco, in visita al santuario portoghese, ha proclamato santi due pastorelli, Francisco e Giacinta Marto, definendo Fatima un luogo di speranza, un manto di luce che ci copre quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine Maria per chiederle di mostrarci Gesù. Era l'ultimo servizio, l'informazione torna puntuale alle 20:30, rimanete con noi, arrivederci.